Ok, allora adesso se Enrico mi dice se per caso se si sente bene, se funziona tutto, questo lo mettiamo al massimo. Proviamo così. Buonasera, come si sente Enrico? Va bene così? Funziona? C'è fruscio, come mai c'è fruscio? Dovrebbe. Tutto fermo. Proviamo un po', spostiamo. Com'è? Come si sente Enrico? Si sente bene con questo attrezzo. Male. Proviamo un po'. Com'è l'ascolto? Buonasera Manola, buonasera Massimiliano. Si sente bene, si vede bene. Buonasera Enrico, hai un rumore di fondo. Se provo a fare questo, come funziona? Come funziona così? È il connettore delle cuffie. Si sente bene, meglio senza cuffie. Ok, proviamo senza cuffie. Provo così, com'è così? Ditemi se si sente bene, se va meglio così. Non ho le cuffie piccole. Adesso provo anche con le cuffie piccole. Le proviamo tutte. Allora, così come si sente? Com'è questo? Meglio? Meglio, ok, perfetto. Allora metto questo, questo di troppo. Ok, così dovreste sentire bene. Ok. Penso che così ci dovremmo essere. Pieno di fili. Bene, vediamo un po'. Ok, si sente perfetto. Ok, benissimo, si sente. Allora, saluti a tutti, Dorella, Mary, Maria Vittoria, Teresa, Anna Maria, mamma mia, quanta gente. Ora va bene, bene. Monia, Edoardo, Renata, Leda, vi saluto tutti, poi a un certo punto dovrò interrompere questi saluti. Rosanna, Cinzia, Simo, sì, bene. Daniela. Ah, ok. È sempre la Maria Vittoria. Sarò speciale, ma io non sento, direi. C'è qualche, forse devi alzare un po' come dire, le tue casse, sul computer, sulle casse, il tuo volume. Patrizia, ok, buonasera, Mariella, Leda, Caterina, Nicola, naturalmente Anna, Tamburini Torre, Cecilia, Mariella, insomma. Bene, allora, noi riprendiamo la nostra lettura. Riprendiamo
Riprendiamo la nostra lettura. Dunque, però prima di riprendere la nostra lettura voglio dire qualche cosa. Ah, qua. Allora, bene, siete in tanti che siete presenti, vedo Alessandro, Cristina, Emanuela, e mi fa piacere, vi saluto tutti con molto piacere. Riprendiamo la nostra lettura che abbiamo interrotto lo scorso anno, quindi un anno fa, e la riprendiamo partendo da un tema che è molto, molto delicato. Innanzitutto ricordo a tutti, sempre ringraziando l'ospitalità che ci viene da Enrico Ballantini e da Anna Tamburini Torre, danno questo spazio all'interno di Focus 3.0, nella LUCS, che è l'Università della Conoscenza fondata da Anna per poter permettere queste forme di lezione, di approfondimenti su temi veramente molto importanti. Quindi li ringraziamo sempre per questa ospitalità. E al tempo stesso dobbiamo anche dire che ciò di cui stiamo parlando stasera, di cui parleremo stasera, è l'insegnamento del Cerchio Firenze 77, di cui noi stiamo leggendo la parte filosofica dall'inizio, proprio dalla parte iniziale del Cerchio Firenze 77. Abbiamo fatto così molto rapidamente, a volo d'uccello, nelle prime pagine di insegnamento del Cerchio Firenze 77, abbiamo parlato di piani di esistenza, di ciò che accade dopo il trapasso, abbiamo parlato di evoluzione, e adesso entriamo dentro i temi che ci porteranno a poco ad approfondire sempre di più questo punto di vista che ci viene dalle guide del Cerchio Firenze 77. E lo facciamo soffermandoci sui punti che ci sembrano più significativi. Come ho detto altre volte, è molto importante seguire questa prima parte dell'insegnamento, anche se è una parte in realtà meno complessa, è una parte proprio introduttiva, però ci serve capirla bene, afferrarla bene e soprattutto impadronirsi della nomenclatura, del vocabolario che usano le guide del Cerchio Firenze 77, perché questa sarà proprio, Nicola mi dice che si sente poco, forse sono, proviamo a fare. Datemi un cenno se sentite. Se sentite, sentite, scrivetemi se sentite bene il volume giusto, perché adesso ho levato anche questo piccolo microfonino che avevo, voglio vedere se sentite bene, perché è molto importante. Quindi datemi un cenno su quello che c'è. Ok. Alcuni vedo che sentono bene, altri invece dicono: ah, dica, così è perfetto. Beh, se così è perfetto, allora andiamo avanti così. Sto un pochino più vicino io al computer e vediamo se va bene così. Allora, quello che vi stavo dicendo è che è molto importante cercare di fissare bene queste prime cose di cui stiamo parlando e cerchiamo in questo modo di
e cerchiamo in questo modo di mettere delle buone basi per quello che dobbiamo fare. Stiamo leggendo dal libro Dai mondi invisibili, che è il primo libro pubblicato del Cerchio Firenze 77. Questo primo libro, Dai mondi invisibili, edito dalle Edizioni Mediterranee, ha, come tutti i libri del Cerchio Firenze 77, tre parti. L'ultima parte, che è quella che noi stiamo leggendo, è la parte dell'insegnamento filosofico. E quindi noi adesso stiamo proprio affrontando le basi dell'insegnamento filosofico. Il tema di cui parliamo questa sera è il tema della libertà. Il tema della libertà che è molto sentito da moltissime persone, in questo periodo anche particolarmente, perché siamo anche costretti da tutta una serie di vicende, soffriamo un po', veniamo costretti a mantenere distanze, a stare separati, a non poter incontrare le persone, insomma sentiamo un po' lesa la nostra libertà, più che da persone o da istituzioni che sono strumenti di qualche cosa, ma più che da tutto questo, proprio dalla vita che ci impone un'esperienza di questo tipo. E poi vedremo un po' che cosa si intende in questo senso, perché naturalmente entrare dentro le pieghe dell'insegnamento del Cerchio Firenze 77 ha anche lo scopo di farci leggere la vita in maniera un po' diversa da quello che faremmo normalmente se semplicemente la vivessimo un po' come tutti, con il senso comune di coloro che magari non sono a conoscenza di alcune verità. Noi ci stiamo un po' addentrando, quindi proviamo anche a fare delle letture un po' diverse. Il capitoletto sulla libertà inizia a pagina 183 del libro Dai mondi invisibili, ma io inizierò la lettura dalla pagina 185, perché le prime due pagine sono una specie di descrizione redazionale di chi ha curato il libro, che era un gruppo di persone del Cerchio Firenze 77, che non è così rilevante, è una specie di piccola presentazione che possiamo saltare e invece andare direttamente alle parole con le quali la guida, l'entità Kempis, ha introdotto questo argomento, dicendo: prima di affrontare questo ponderoso argomento, è opportuno dire subito che il problema della libertà individuale non risulta così assillante. Infatti, le leggi cosmiche sono infrante sia che l'uomo agisca di spontanea volontà, sia sotto un'influenza. Qui già ci dice una cosa importante, e cioè che se qualcuno in qualche modo infrange una legge, una qualche tipo di legge cosmica, parla di leggi cosmiche, intendendo tutte quell'insieme di norme che sono norme che riguardano aspetti della morale, del bene per l'evoluzione, dell'andare nella giusta direzione da un punto di vista spirituale. Tutte le volte che viene infranto questo equilibrio, non è così rilevante che venga infranto, cioè è rilevante, ma non ci solleva dalle nostre responsabilità il fatto di infrangere delle norme o delle leggi sapendo di farlo e quindi scientemente, oppure facendolo nell'ignoranza. E poi vedremo perché ci dice questo il maestro. A coloro che sono abituati a pensare in termini di responsabilità verrà istintiva una domanda. L'uomo, dice Kempis, allora, ha colpa di ciò che compie nell'ignoranza e nella coercizione? Per rispondere a questo interrogativo, occorre tenere sempre presente il principio che l'esistenza dell'uomo non è una riabilitazione. L'esistenza dell'uomo non è una riabilitazione, non è una prova atta a stabilire se debba meritare un premio o un castigo, ma è una nascita vera e propria. L'esistenza dell'uomo è una nascita vera e propria. Noi nella nostra cultura, insomma, con la religione dominante nella nostra cultura, ma anche in altre religioni,
C'è questo concetto che l'uomo in qualche modo affronta la vita come una prova durante la quale deve dimostrare di essere degno, per esempio, di accedere al paradiso, tanto per dire, per fare un esempio, che riguarda la religione cattolica, quella che conosciamo tutti più o meno. No? E qui ci dice che in realtà l'uomo non si incarna dentro questa vita per affrontare delle prove e superare degli esami che poi gli permettono di accedere a qualche particolare dimensione extraumana nel dopomorte. La vita dell'uomo è, lo ripeto perché è importantissimo, è una nascita vera e propria, ovviamente è una nascita spirituale. Quindi la vita dell'uomo non è un essere messo alla prova. Infrangendo, consapevolmente o no, liberamente o coercitivamente, le leggi cosmiche, l'uomo subirà degli effetti. Avrà delle esperienze le quali allargheranno in lui la coscienza e ne determineranno la nascita spirituale. Quindi, capite bene che questo è un punto di partenza importante per impostare il tema della libertà. Perché voi sapete bene come noi ci siamo sempre mossi, ci siamo dovuti muovere sul concetto del libero arbitrio, sul concetto di essere completamente liberi di fare scelte, di agire e che quell'agire avrebbe poi in qualche modo, sarebbe stato poi riportato in una sorta di pagella dalla quale poi verrebbero tratte quelle conclusioni e saremmo stati nel dopomorte, nell'aldilà, indirizzati a un'esperienza piuttosto che a un'altra, a seconda di come ci saremmo comportati, in virtù di quella totale libertà di scelta. Invece qua ci dice che in realtà che l'uomo compia degli errori coercitivamente, cioè obbligato dalle situazioni, quindi vengano infrante alcune leggi, obbligato dalle situazioni, oppure nella libertà di sottrarsi ad alcuni condizionamenti, non fa nessuna differenza, perché quello che è importante per l'uomo è che la sua è una nascita spirituale. Questa nascita spirituale avviene attraverso una serie di vicende con le quali l'uomo si confronta, frequentemente non è così preparato ad affrontare alcune delle cose che gli si pongono innanzi e quindi commette degli errori. Questi errori corrispondono al muovere delle cause che poi produrranno degli effetti e saranno proprio quegli effetti che permetteranno a questo individuo di progredire, di crescere dal punto di vista della coscienza. Qui dice: le esperienze allargheranno in lui la coscienza e ne determineranno la nascita spirituale. Il dolore che l'uomo incontra non è il castigo di una colpa commessa, ma l'ultimo rimedio al quale si è costretti a ricorrere per fargli comprendere una verità. Voi ricordate nelle lezioni precedenti che abbiamo già accennato al tema della reincarnazione, al tema del karma, il karma come effetto di cause precedentemente mosse, spesso in vite precedentemente vissute, si muovono alcune cause che non ricadono subito come effetto nella stessa vita, perché siccome l'uomo muove quelle cause in quella vita, vuol dire che non ha una coscienza sufficientemente costituita da impedire a se stesso di compiere determinate azioni. Se non ha la coscienza sufficientemente costituita, non c'ha neanche la coscienza sufficientemente costituita per comprendere gli effetti delle cause che muove, per cui andrebbe incontro a un dolore per lui incomprensibile e forse anche insostenibile. Mentre invece successivamente, una vita successiva o dopo alcune successive vite, incontra l'effetto di quella causa mossa in questa esistenza, quando era ancora poco maturo dal punto di vista della coscienza e incontra quell'effetto quando la sua coscienza è sufficientemente sviluppata da trarre il massimo profitto da quell'insegnamento. È un insegnamento doloroso, ma che gli insegna a non commettere più quell'errore che invece la
sua insufficienza di coscienza, gli ha consentito di fare alcune vite prime o semplicemente la vita precedente. Poi qui dice: è l'ultimo rimedio al quale si è costretti a ricorrere per fargli comprendere una verità. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che non c'è solo la strada dell'esperienza diretta e quindi muovere cause e subire gli effetti attraverso forme dolorose, che poi è come se si stampassero nella coscienza dell'uomo e quindi lui non ripeterà più quegli errori. Non c'è solo questa modalità così diretta, c'è anche, per esempio, la possibilità di comprendere riflettendo su quali sono gli elementi della vita, facendo un po' il lavoro che stiamo facendo oggi noi, stasera noi insieme qua, cioè cercando di capire quali sono gli elementi di questa vita che ci spingono ad agire, comprendere che cosa sarebbe più giusto fare e vedere se attraverso questa riflessione profonda, questo lavoro su di sé, riusciamo a raggiungere quella maturazione di coscienza e quindi a non passare attraverso l'esperienza diretta con il confrontarsi con gli effetti, di cause mosse da noi in un tempo magari non raggiungibile dalla nostra memoria. Premesso questo, premesso ciò, dice il maestro, il problema del libero arbitrio cade. Ma è pure sempre interessante conoscere in quale misura l'uomo è libero e di quale tipo è questa libertà. Cioè, ci dice, libero arbitrio non esiste, e poi vedremo perché non esiste. Ma una quota di libertà ci può essere, vediamo com'è fatta questa libertà di cui può disporre l'uomo. Dato che se l'uomo incarna la sua vita, rappresenta se stesso in questa esistenza, come dire, fornito di certi strumenti e di una certa coscienza, della coscienza che ha maturato fino a quel momento, potrà essere responsabile fino a un certo punto di quello che fa, perché se per certe cose non ha ancora compreso, non ha ancora maturato la coscienza sufficientemente ampia perché gli impedisca di compiere determinate azioni, l'uomo da questo punto di vista non è molto libero e quindi il libero arbitrio, cioè muoversi, libero arbitrio significa muoversi in una condizione di assoluta e completa libertà, come se fossimo in un ambiente asettico dove l'uomo, senza nessun condizionamento, può prendere le sue decisioni. Sappiamo benissimo che non è questo, no? Però dice una qualche grado di libertà c'è e cerchiamo di comprendere com'è fatta questa libertà. Dice il maestro, non occorre criticare coloro che affermano la libertà assoluta degli uomini, che è il caso del libero arbitrio, come ci è stato presentato per secoli. Ciò che ciò non sia è più che evidente: l'uomo o l'individuo sarebbe assolutamente libero nella scelta se questa si maturasse in un'atmosfera di vuoto assoluto, oppure in un'atmosfera nella quale l'assoluto è ugualmente presente. L'assoluto qui è la A di assoluto, per chi non ha il testo sotto mano, è scritto con la maiuscola. E noi abbiamo già visto che con il termine assoluto le guide indicano, come dire, il divino, indicano Dio, ma non in una forma antropomorfa, la coscienza assoluta, l'assoluto. Allora, oppure in un'atmosfera nella quale l'assoluto è ugualmente presente. Ma dice il maestro, il nulla assoluto non esiste, quindi rimane valida la seconda condizione. È assolutamente libero chi ha raggiunto la massima evoluzione, chi ha presente il tutto con uguale intensità. Allora, raggiungere la massima evoluzione significa avere presente il tutto con uguale intensità, che è come dire essere onnipresente, onnipossente, onnisciente, cioè tutti gli attributi che si danno a Dio, all'assoluto, come lo chiamano le guide, no? Perché? Perché questo rende una persona assolutamente, libera da qualsiasi condizionamento, perché uno dei primi condizionamenti è non essere a conoscenza di alcune cose, avere dei limiti.
Se io ho dei limiti, nel momento che mi confronto con questi limiti, sono condizionato dai limiti stessi. Se sono condizionato, non sono libero. Allora è assolutamente libero chi non ha nessun condizionamento, ma non ha nessun condizionamento chi non ha nessun limite. E chi è colui che non ha nessun limite? Solo Dio non ha nessun limite, solo l'assoluto. Per l'uomo, quindi, non è il caso di parlare di libertà assoluta, cioè l'uomo si può parlare di libertà assoluta, solo non si può parlare di libertà assoluta per l'uomo. L'uomo, per il semplice fatto di essere uomo, cioè un essere incarnato, non può essere assoluto, è limitato da una forma, è limitato da, come dire, da un condizionamento fisico, è un maschio, per esempio, è un maschio. E non è una femmina, o è una femmina e non è un maschio, e poi si è incarnato, non so, in un'epoca storica, cioè ha tutta una serie di cose per le quali ovviamente non può godere di una libertà assoluta. Per l'uomo, quindi, dice il maestro, non è il caso di parlare di libertà assoluta. La libertà dell'uomo è relativa e cresce proporzionalmente all'evoluzione. Questa è, diciamo, la definizione da cui si parte, però, per dare una spiegazione di questa libertà relativa. La libertà dell'uomo è relativa e la libertà dell'uomo cresce proporzionalmente all'evoluzione. Ovvero, più cresci da un punto di vista evolutivo e quindi dal punto di vista spirituale, della coscienza, più la coscienza matura e più cresce la libertà dell'uomo. Perché? Perché è quasi una formula matematica, cioè più l'uomo conosce di sé, della vita e ha maturato dentro di sé alcune cose, meno è condizionato da tutto quello che non conosce, no? Si sposta, il limite diventa minore, il limite che lo condiziona. Quindi più procede nell'evoluzione, in proporzione al suo procedere nell'evoluzione, cresce anche la sua libertà. Ciò è logico, dice il maestro. Infatti, se un individuo poco evoluto avesse una grande libertà, muoverebbe tante cause che lo soffocherebbero. Quindi, mentre, essendo la libertà proporzionale all'evoluzione, e cioè alla coscienza, esiste un controllo naturale che restringe il campo di azione degli inevoluti in modo che questi possono muovere solo tante cause da non restare soffocati. Quindi, vedete, c'è anche una forma di, come dire, di protezione del percorso evolutivo dell'individuo. Più un individuo, è inevoluto, inevoluto non è qui, non è una questione, non pensate a qualche cosa su cui bisogna esprimere un giudizio, no? È solo un grado di evoluzione di un individuo attraverso il quale siamo passati tutti e non è che siamo poi così evoluti, guardandosi intorno ce ne accorgiamo benissimo, ma siamo individui che sono dentro un percorso e che stanno apprendendo alcune cose sulla vita. Bene, le persone che sono meno evolute, cioè che sono all'inizio di questo percorso, queste persone qua non hanno la libertà di fare quello che vogliono, perché farebbero, oltre che fare dei grandanni intorno a sé, poi muoverebbero una quantità di cause che ricadendo come effetti bloccherebbero il loro percorso evolutivo. Quindi hanno poca libertà d'azione. E lo vediamo, per esempio, se prendiamo l'esempio di un selvaggio alle prime fasi dell'evoluzione, è un individuo che è totalmente concentrato nel suo piccolo mondo, si occupa esclusivamente di procurarsi del cibo, di trovare un compagno o una compagna per accoppiarsi, per produrre, no, altri individui, e si preoccupa esclusivamente di avere una forma di, che ne so, di caverna, di protezione per se stesso. Cibo e niente più di questo, insomma, ha poche mire, ha pochi interessi, oltre questo
piccolo mondo nel quale deve esprimere la pochezza evolutiva che è. E quindi si limita a questo, e quindi le cause che muove sono pochissime. Anche la forma di egoismo che può esprimere è solo una forma di vita molto egocentrata, poco attenta a tutto il resto, perché il resto non lo vede neanche intorno a sé, non lo prende neanche in considerazione. È semplicemente una forma poco più che animalesca di esistenza. Sono le primissime incarnazioni da uomo in cui comincia a svilupparsi l'autocoscienza. Ecco, è estremamente limitato l'uomo in una situazione del genere, quindi può muovere poche cause e gli effetti che si producono sono estremamente diretti e non nel momento in cui cadono. L'uomo li vive senza neanche una grande consapevolezza. Questa verrà poi col tempo, con il crescere dell'evoluzione, l'andare avanti dell'evoluzione. Perciò, l'uomo involuto non ha, potremmo dire, quasi niente libertà e non muove troppe cause che lo soffocherebbero. Ma dire che la libertà dell'uomo non è assoluta non significa che l'uomo non abbia alcuna libertà. Libertà assoluta vuol dire assenza di ogni e qualunque limitazione. Ogni e qualunque limitazione. Come assenza di libertà vuol dire assoluta coercizione. Fra questi due estremi è compresa la libertà dell'individuo dal suo manifestarsi nel piano fisico come cristallo, all'apice della sua evoluzione come superuomo. Qui vi ricordo le cose che abbiamo letto precedentemente, in cui abbiamo visto che l'individuo comincia a manifestarsi nel quello che viene definito il mondo dell'apparenza, comincia a manifestarsi in questo mondo con un primo barlume di coscienza. Ricordate che i maestri usano il termine sentire come sinonimo di coscienza. Il sentire vibra anche quando si forma il cristallo. Perché? Perché il sentire, la coscienza, vibra ogni qualvolta c'è vita. In quel momento in cui quel frammento di attimo in cui c'è la vibrazione che determina la formazione del cristallo, cioè c'è il processo di cristallizzazione che è subitaneo, in quel momento là c'è una vibrazione vitale e quindi è presente coscienza, ma stiamo parlando di un atomo di coscienza, anzi, stiamo dicendo che miliardi di processi di cristallizzazione tutti insieme sono collegati a un atomo di coscienza. Dall'atomo di coscienza si va verso la coscienza assoluta. Inizia un viaggio evolutivo che va dall'atomo di coscienza, dal barlume di coscienza, va verso la maggiore coscienza che si possa in qualche modo noi concepire, almeno come concetto mentale, che è la coscienza assoluta. E stiamo parlando della coscienza assoluta e quindi dell'assoluto, e quindi di Dio. Nel percorso che vede l'esperienza da uomo, noi vediamo che c'è il processo di cristallizzazione, quindi siamo nel mondo dei minerali, poi si entra nel mondo dei vegetali con tutte le forme, prima estremamente semplici, poi sempre più complesse, interi prati di fili d'erba che vibrano tutti insieme ad atomi di coscienza, via via via. Poi si entra nel mondo animale, varie forme di vita animale che si aggregano, che sperimentano, poi forme individualizzate di animale, fino ad arrivare alle soglie della vita da uomo, ed ecco che per tutta questa fase iniziale questo individuo è un centro di sensibilità e di espressione, come lo hanno chiamato i maestri, sensibilità e di espressione, cioè c'è tutto un sistema sensorio sempre più articolato che si sta organizzando attraverso tutto questo incredibile processo evolutivo, e poi si arriva al punto in cui cessa di essere un centro di sensibilità e di espressione per diventare un centro di coscienza e di espressione. Ed è quando dalle fasi più evolute della vita animale si entra nella vita da uomo, nella fase di vita da uomo. Lì inizia l'autocoscienza, il centro di sensibilità e di espressione,
che ha percorso una enorme quantità di esperienze per costruire strumenti sempre più raffinati di sensibilità, diventa un centro di coscienza e di espressione dove l'uomo a poco impara a conoscere se stesso, riflettere su se stesso, apprendere da sé, osservare se stesso nella vita, rifletterci e in base a tutte le sue esperienze maturare coscienza. Coscienza consapevole a questo punto. Quindi abbiamo detto, dice il maestro, fra questi due estremi, dal minerale fino all'altro estremo, che è, no, scusate, della libertà, e quindi la completa libertà, la libertà assoluta, e l'assenza di libertà, che è l'assoluta coercizione, fra questi due estremi è compresa la libertà dell'individuo dal suo manifestarsi nel piano fisico come cristallo, l'atomo di coscienza che vibra, all'apice della sua evoluzione come superuomo. Cioè, né in tutta questa teoria evolutiva che ha a che vedere con questo mondo che noi conosciamo, il mondo dell'apparenza, si parte da lì, si entra nell'area del centro di coscienza e di espressione, che è l'uomo, l'uomo che matura sempre di più, fino a non avere più necessità di sperimentare nel mondo che noi conosciamo, nel mondo dell'apparenza. Quando esce da questa condizione dove l'uomo ripetutamente si incarna come uomo attraverso tutta una serie di esperienze, quando la coscienza è maturata fino a quel punto, c'è un passaggio ulteriore, cioè non si è più uomini, ma, i maestri chiamano questa fase, si entra nella dimensione del superuomo, cioè dell'oltreuomo, non è un uomo Superman. È una coscienza che è maturata al punto tale da non doversi più incarnare come uomo, ma fare altre esperienze che poi vengono descritte più avanti, qualche cosa già abbiamo letto nei capitoli precedenti. Non solo, dice il maestro, ma se esaminiamo la libertà di un uomo di media evoluzione, più o meno dove ci troviamo noi, vediamo che esiste ugualmente questa scala che è data da 1. Azioni che egli compie o subisce irrevocabilmente per karma, cioè per gli effetti delle cause che egli ha mosse in precedenti incarnazioni. E qui c'è assenza di libertà, dice il maestro. Quindi, 1. Azioni che egli compie o subisce irrevocabilmente per karma. Voi ricordate nelle lezioni precedenti che abbiamo affrontato, accennato a questo tema, che sarà approfondito un pochino più avanti, nel quale vediamo che il karma altro non è che incontrare gli effetti delle cause mosse. E quindi l'uomo li subisce irrevocabilmente questi effetti. Non si possono eludere questi effetti perché non sono una punizione, come viene insegnato in varie scuole che parlano di reincarnazione di karma. Non è una punizione perché ti sei comportato male, ma è uno strumento che ti insegna in maniera definitiva e quindi ti fa crescere dal punto di vista della coscienza in maniera tale che tu non potrai più muovere quelle cause che adesso hanno portato a quell'effetto che di solito si presenta in maniera dolorosa nella vita dell'uomo. In questo caso, quando tu incontri questo karma, c'è assenza di libertà, non ti puoi sottrarre, lo subisci, lo incontri, fai quelle esperienze e non puoi fare niente di diversamente da questo. È solo questo, non c'è spazio di libertà qui. 2. Azioni che egli compie per la sua libertà relativa, per le quali la scelta è stata influenzata da una necessità. Allora, gli uomini hanno delle necessità che influenzano certe scelte. E lui compie delle azioni sulla base, e opera delle scelte, sulla base di questa necessità. Quindi non è una vera e propria libertà. Viene chiamata libertà spuria. Perché libertà spuria? Perché l'uomo ha la sensazione di scegliere. A lui sembra di scegliere. Opero questa scelta. Ma questa scelta è condizionata. Da che cosa è condizionata? È condizionata da una necessità che ha, una necessità intima, un bisogno, qualcosa che lo spinge, no, a operare quella scelta. Quindi non è libero di operare quella scelta,
ma è condizionato dal suo bisogno. Allora io decido liberamente di bere un bicchiere d'acqua. Non è che decidi liberamente di bere un bicchiere d'acqua, è che hai sete. Sei condizionato dalla tua sete a cercare un bicchiere d'acqua e a bertelo. Se poi fossimo in una situazione karmica, per esempio, ho una necessità, ho sete, vado a cercare l'acqua, ma non la trovo. Non la trovo perché devo sperimentare per karma, avendo magari privato altri dell'acqua quando ne avevano bisogno, devo sperimentare di soffrire la mancanza di acqua. E quindi non la trovo l'acqua, non c'è verso di trovarla. Faccio l'esperienza per karma, cioè subisco, lì non ho libertà. Mentre invece decido di bere, credo di avere la libertà di poter scegliere di bere, in realtà sono determinato dal condizionamento del mio bisogno, il mio corpo ha necessità di acqua, me la chiede e quindi io credendo di avere la libertà di scegliere di bere, in realtà sono determinato da una necessità interiore e di conseguenza quella è definita dai maestri una libertà spuria. E poi, terzo punto, vi sono azioni che egli compie sempre nell'ambito della sua libertà relativa, ma al di fuori di qualunque influenza. E quella è una libertà pura, cioè al di fuori di una situazione che lo influenzi in qualche modo, di una necessità interiore, quell'uomo prende, decide qualche cosa. Ricordate bene in tutto il discorso che faremo, che loro continuano a dire sempre nell'ambito della sua libertà relativa. Il cappello di tutto questo discorso è una libertà relativa, perché abbiamo detto che la libertà assoluta ce l'ha solo Dio, cioè chi non ha nessun tipo di limitazione. La libertà relativa è relativa ad ogni individuo e quindi alla coscienza che ha maturato e quindi all'evoluzione raggiunta. Più ampia è l'evoluzione, più aumenta questa libertà relativa. All'interno di quel quadro di libertà relativa vi è l'assenza di libertà, karma, la libertà spuria, perché determinata da necessità interiori di qualche tipo, oppure la libertà pura perché è determinata al di fuori di qualunque influenza. La libertà pura, naturalmente, dice il maestro, non vuol dire assoluta. Per essere assolutamente libero, l'uomo, come prima è stato detto, non dovrebbe subire alcuna influenza in tutte le decisioni da prendersi, mentre la libertà pura si riflette in una o poco più decisioni prese al di fuori delle influenze. Solo nell'uomo massimamente evoluto la libertà pura si identifica con la libertà assoluta, in quanto tutte le decisioni sono prese al di fuori di ogni influenza. Riassumendo, la libertà in genere è la possibilità che ha l'individuo di mettere in atto certi suoi proponimenti. Questa libertà può essere goduta in misura diversa, cioè essere assoluta o relativa. La libertà è sempre un attributo, in quanto non esiste in modo a sé stante. Questo è un altro punto. Uno dice, ma che vuol dire un'affermazione del genere? Vuol dire che in realtà il tema della libertà è solo il tema degli individui che si sentono o non si sentono liberi. Perché la libertà in se stessa, se non è collegata a un'esperienza di un individuo, non esiste. La libertà è quindi un attributo, che si, determina, che esiste solo nel momento in cui uno la prende in considerazione, questo tema della libertà. La libertà è una conseguenza dell'evoluzione. Quindi è proprio legata all'individuo. Più coscienza c'è, e quindi più l'uomo manifesta se stesso con maggiore coscienza, più è libero di esprimere se stesso. Meno evoluto è, più si sente limitato nelle sue espressioni. Più un uomo soffre di mancanza di libertà, più evidentemente ci sono limiti che gli impongono
di non sentirsi libero in situazioni in cui invece altri non sentono il peso di questa assenza di libertà. Non lo so, una cosa che mi viene in mente, così, in questo momento, non so se qualcuno di voi ha mai letto Etty Hillesum. Se non l'avete letto, vi suggerisco di leggerlo assolutamente. Etty Hillesum è stata una giovane donna che ha fatto l'esperienza di essere deportata in un campo di concentramento. Ecco, la maggior parte delle persone che hanno fatto questa esperienza hanno vissuto in maniera tragica il tema della reclusione e della libertà. Lei ha vissuto questo tema in tutt'altro modo, questa esperienza così travolgente, ma Etty Hillesum era forse una delle anime, è stata una delle anime più luminose che veramente abbiano attraversato il 1900, quindi vi consiglio francamente di leggerlo. Ma, diciamo che leggere adesso questo tema della libertà me l'ha fatta, si è accesa una lampadina e mi ha fatto venire in mente Etty Hillesum. Dice, la libertà è una conseguenza dell'evoluzione, quanto più l'individuo è evoluto, tanto più è libero. La legge di evoluzione invece esiste in modo a sé stante. La libertà non esiste in modo a sé stante, ma è legata all'evoluzione dell'individuo, mentre l'evoluzione esiste in modo a sé stante. La libertà è quindi un attributo dell'evoluzione. È un bel parametro questo anche per capire il modo con cui noi viviamo situazioni in cui sperimentiamo una coercizione, come la viviamo, con che spirito, con che animo, con che capacità di sopportazione, di sacrificio, di comprensione di ciò che accade e via dicendo. Prima di entrare nel tema della limitazione delle libertà, voglio leggere qualche cosa di quello che voi avete scritto qua per vedere se vi possono essere delle domande alle quali devo rispondere. Allora, qui niente, vediamo, vediamo. Buonasera a tutti. Qui niente. Un concetto che mi dà sempre problemi è il seguente. I maestri hanno spesso detto che è necessario superare il concetto di tempo, di prima e dopo, ma come inquadrare allora il concetto di acquisizione della coscienza in esse, della coscienza di acquisizione della coscienza in un essere? Anche in tal caso c'è un prima e un dopo. Forse anche questa è una verità a punto di passaggio? Sì. Sì. C'è un amico qua che si firma in un modo curioso, non so se è il suo nome, comunque Jung, dice che i maestri hanno detto che è necessario superare il concetto di tempo, di prima e dopo, e questo è un argomento di cui parleremo diffusamente a lungo perché non è semplice, ma come inquadrare allora il concetto di acquisizione della coscienza in un essere? Anche in tal caso c'è un prima e c'è un dopo. Forse è una verità a punto di passaggio, è una verità a punto di passaggio, ma c'è un prima e un dopo. Adesso siamo un po' agli inizi per affrontare gli argomenti che ci propone Jung Pine, ma possiamo dire che certo che c'è un prima e un dopo. Se c'è un'evoluzione, quando si parla di evoluzione significa di qualche cosa che ha un progresso. Evoluzione significa sviluppare, crescere, e quindi c'è una fase in cui la coscienza è di una certa dimensione, diciamo così, e in un altro momento, se ci soffermiamo nel percorso evolutivo di un individuo, vediamo che questa coscienza è diversa, cioè ha acquisito esperienze, il succo delle esperienze, e quindi quella coscienza è più costituita, è diversa da prima, quindi c'è stato un processo evolutivo e quindi c'è stata acquisizione di coscienza. C'è un prima e c'è un dopo, direi più logico che temporale, ma di questo potremo parlare più avanti. Per
Per adesso ci dobbiamo accontentare di mettere a fuoco proprio i principi iniziali. Dice Tiziano, ad ogni azione segue una reazione uguale e contraria. Certo, questa è la legge di causa e di effetto, e ovviamente dice lui è anche in fisica. Certo, noi utilizziamo gli strumenti che abbiamo, nel senso che noi ci confrontiamo con le piccole cose che ci insegna la nostra scienza, che è molto contenuta, molto elementare. Questa piccola scienza ci dice appunto questo: se tu muovi qualche cosa, produci poi degli effetti quando muovi qualche cosa. Anche lo stare immobile, produce effetti. Non è che stare immobile non produce niente, perché lo stare immobile, soprattutto per non muovere cause, resto immobile, l'effetto che produci è l'immobilità, il non aver vissuto, il non aver sperimentato e quindi, come dire, un'interruzione del processo. Grande amica, permettili, se mi fa piacere. Allora, le prime incarnazioni, quelle per capirci del selvaggio, nella società moderna, a chi possiamo associarle? Mi verrebbero in mente, guarda, non sai quante persone conosciute, note e via dicendo, a chi possiamo associarle? Guardate, ovviamente io non do suggerimenti di questo tipo, ma vi invito a pensare questo, che tutte le volte che vedete un comportamento nella società che vi viene da giudicare, pensate che per poter giudicare quel comportamento dovete aver maturato dentro di voi la capacità di valutare quello che sta succedendo. Correggo quello che ho detto, non di giudicare, ma di valutare, di accorgervi che c'è qualcuno che sta facendo qualche cosa che voi non fareste, per esempio, non fareste perché pensate che non sia giusto, che non vada bene nei confronti degli altri. Allora, se voi valutate un'azione di questo tipo, vuol dire che dentro di voi si è maturata la capacità di poter esprimere quella valutazione. Ma se questo è avvenuto, vuol dire che voi siete passati precisamente attraverso quell'esperienza che vedete compiere dall'altra persona, perché per poter maturare il gradino successivo dovete aver salito il gradino precedente. Cioè non è questa scala dell'evoluzione non è qualcosa che si fa a balzi saltando fasi. Tutti quanti siamo passati attraverso alcune fasi di minor maturazione. E quindi abbiamo espresso noi stessi in altre vite in maniera molto più primitiva di quanto stiamo facendo adesso. L'aver fatto questo percorso, che sicuramente è toccato fatica, con sofferenza, di cui adesso non abbiamo memoria, ma ciò che invece portiamo dentro di noi è quella coscienza matura che ci permette oggi di osservare alcune cose e di riconoscerle come cose non adatte al percorso evolutivo. E quindi sicuramente attraverso quel comportamento, in qualche modo, in qualche epoca, in qualche momento del nostro percorso evolutivo, ci siamo passati anche noi. Questo ci dovrebbe anche spingere a non giudicare le persone che stanno facendo il loro viaggio e che sono in quella loro fase di maturazione. Una cosa è prendere posizione verso i comportamenti errati che possiamo vedere e valutare intorno a noi, altra cosa è esprimere giudizio sulle persone che per insufficiente maturazione di coscienza compiono determinate cose. Va bene. Continuo la lettura perché adesso entriamo a parlare delle limitazioni, questa è una cosa che ci riguarda moltissimo. Poi guardate più avanti, le limitazioni sono un punto cruciale per capire in che modo la coscienza si presenta dentro la vita. Ma questo lo affronteremo in maniera accurata nel secondo volume. Tanto dedichiamoci a questo pezzettino. Dice il maestro all'ultimo paragrafo di pagina 186 dai Mondi Invisibili, limitazione della libertà. Le limitazioni. Che è successo qua? Scusate perché ho toccato qualcosa. Ecco.
qua. Ecco. Le limitazioni possono essere di ordine intimo, mancanza di capacità, oppure di ordine esterno, impedimenti alla realizzazione di un proponimento. Ad esempio, si può avere la capacità di scrivere un romanzo, ma non avere il tempo per farlo. E quindi questa è una limitazione esterna. No? Io ho un grande talento per la scrittura, sarei un grande scrittore, ma devo procurarmi da vivere perché ho fatto 5 figli e sono un precario e devo fare 3 lavori per riuscire a mantenerli tutti. E quindi sono 3 lavori da imbianchino, carpentiere, portare a spasso i cani, insomma, fare cose che mi impediscono di prendere la penna in mano e di scrivere. Questa è una limitazione esterna. L'altra, una mancanza invece di capacità, cioè io vorrei scrivere un romanzo, ma sono totalmente inadeguato a scrivere e quindi non riesco a fare questa cosa. La misura della libertà si determina nell'attimo in cui l'individuo si propone di fare qualcosa. Ad esempio, fino a che non ci si proporrà di volare, non si determinerà la limitazione che sorge dal non avere questa possibilità. C'è stato qualcuno che, pur di volare, si è fatto delle ali di cera e poi dopo è venuto giù, no? Come sapete tutti. Perciò noi, essendo uomini, essendo volatili, non possiamo volare, tranne che attrezzandosi con strumenti tecnologici. L'assenza di desiderio, e questo è, l'assenza di desiderio rende l'individuo indeterminatamente libero. L'assenza di desiderio rende l'individuo indeterminatamente libero. Questo, detto in un altro modo, ci dice che il desiderio, che è proprio una spinta vitale per l'uomo, un desiderio importantissimo per l'uomo, lo rende schiavo, e cioè lo mette a confronto con il limite della sua libertà e con la sua poca libertà relativa. Assenza di limitazioni significa anche non essere sottoposti ad alcuna influenza. Tale condizione si realizza in due soluzioni, l'una negativa, l'altra positiva. Cioè, è assolutamente libero l'individuo che è posto in un ambiente interiore ed esteriore di vuoto assoluto, o l'individuo che ha presente con eguale intensità il tutto. In un altro modo ci sta ripetendo quello che ci ha detto prima. Il libero arbitrio, quindi, non esiste in modo assoluto per l'uomo, egli è influenzato da innumerevoli fattori d'ordine intimo ed esterno. E quindi il libero arbitrio non ha proprio senso nella vita dell'uomo. L'uomo ha un libero arbitrio relativo, cioè una libertà relativa, in quanto gode di una libertà appunto relativa. Il fatto che l'uomo sia sottoposto ad alcune influenze e limitazioni non vuol dire che l'uomo sia privo di ogni e qualsiasi libertà, bensì che l'uomo non gode della libertà assoluta. Totale assenza di libertà significa assoluta coercizione. Quindi, nell'assenza di libertà non si può parlare di semplici o complesse influenze che volgono l'individuo ad un'azione, ma addirittura di fattori coattivi che non lasciano possibilità di scelta. Che so, mi vengono in mente alcuni individui, che ne so, i bambini della Lega del Filodoro, non so, mi vengono in mente, che non hanno udito, non hanno vista, hanno anche difficoltà percettive a livello tattile, non sentono sapori, non sentono odori, quasi il sistema sensorio è quasi completamente annullato. Lì l'esperienza è proprio quasi esclusivamente per chi vive intorno a loro, per chi si occupa di queste creature.
per loro è un'esperienza completamente coatta, è un'esperienza coercitivamente limitata e non hanno possibilità d'azione, non si confrontano neanche col tema della libertà da un punto di vista cognitivo. Quindi dice, scusate, sto guardando le domande, con l'evolversi della coscienza e quindi di una maggiore libertà, succedono poi che alcuni non ci riconoscono? Non ho capito questa domanda, Anna Maria. Non vedo perché alcuni non dovrebbero riconoscerti se tu sei incarnato e manifesti il tuo grado di coscienza. L'evolversi della coscienza non è una cosa che nel corso di una vita in cui tu devi salire quel gradino, confrontarti con quel nodo karmico, salire quel gradino, affrontare alcune cose per poter crescere evolutivamente, tu fai quel percorso e fai questo passo. Ma non è che nel corso di una vita c'è una tale trasformazione per cui agli altri è impossibile riconoscerti. Non mi sembra, non so se è questo che volevi dire, non credo che si ponga la questione. E Dorella invece dice il selvaggio è in noi come c'è già il santo. Non c'è, secondo me, un'incarnazione che noi non abbiamo vissuto o vivremo, tutto è già presente. In un certo senso questo è vero, però in che senso questo è vero? Nel senso che se guardiamo il percorso evolutivo, tutto il percorso evolutivo di un individuo, ci sono un'enorme quantità di esperienze e la coscienza si è arricchita di tutte queste esperienze, sono tutte presenti nell'esperienza di un'evoluzione compiuta. Poi a seconda di dove ci caliamo ad osservare quella momento del percorso evolutivo, lì troviamo quell'individuo che sperimenta se stesso e solo se stesso in quel momento là. In questo momento io mi sento di essere solamente Enrico che fa quello che fa nella sua vita. Cognitivamente, intellettualmente posso sapere che, o per altre vie, non so, posso sapere che ci sono state una quantità di vite collegate alla mia che hanno determinato un certo sviluppo di coscienza che oggi mi fa essere quello che sono e so che io sto lavorando in questa vita per preparare la vita di altri che porteranno nel loro bagaglio anche questa esperienza che io sto vivendo adesso. Nel momento in cui mi focalizzo su una vita c'è quella e oggi per me c'è la mia, pur sapendo tutto quello che sappiamo. Ciao Giuliana, piacere ritrovarti. Adesso, dice il maestro, è facile capire che l'uomo non gode di libertà assoluta. La libertà relativa di cui gode l'uomo gli concede una certa gamma di azioni e la possibilità di realizzare alcuni suoi proponimenti, ma ciò non vuol dire che i proponimenti che l'uomo può attuare nascano in un'atmosfera di libertà, perché possono essere dettati da certe necessità. In questo caso l'uomo ha solo la libertà di soddisfare la necessità che ha dettato il proponimento, ma il proponimento non è frutto della sua libertà, quello che si diceva prima, no? Io credo di scegliere, ma in realtà sono determinato da delle necessità. Quindi, essendovi inoltre proponimenti che l'uomo non può attuare, nonostante la sua necessità, assenza di libertà in quel senso, e proponimenti che non sono frutto di alcuna necessità, ma frutto di un'intima libertà individuale, occorre distinguere così. Qui si ripete di nuovo quello che ha detto prima in un'altra forma, è come se volesse farci, qui le guide usavano questa modalità didattica, di ripetere in vari modi, come per far penetrare goccia a goccia, insistentemente, dentro chi li ascoltava, i concetti che volevano esprimere. Libertà relativa che si divide in, quindi il cappello è sempre quello, libertà relativa, non assoluta. In libertà pura, qui si parte al contrario, no?
Libertà pura ed è quella libertà nell'ambito della quale le azioni non sono determinate né da influenze esteriori né da necessità. 2. Libertà spuria ed è la possibilità di attuare e soddisfare certi desideri o necessità, credendo di scegliere, e l'assenza di libertà, che si distingue in parziale e totale. L'assenza di libertà parziale, quando solo un certo numero di azioni è predestinato, libertà totale quando ogni e qualsiasi evento dell'esistenza è preordinato nei minimi particolari, ad esempio il processo di cristallizzazione, prima manifestazione di vita. Nel processo di cristallizzazione non c'è alcuna libertà. E l'individuo, che è proprio un barlume di esistenza, come abbiamo detto, tantissime miliardi di cristallizzazioni collegate a un atomo di sentire, e l'individuo non ha nessun tipo di scelta. Concetto di libertà. Che cos'è quindi libertà? Per libertà deve intendersi assenza di limitazioni. Sono tentato di anticiparvi qualcosina per farvi meglio capire perché è importante capire queste definizioni. Per libertà deve intendersi assenza di limitazioni. Ma l'uomo rappresenta nella vita, abbiamo detto, una coscienza, un sentire. Questo sentire è un sentire di una certa ampiezza. L'ampiezza di un sentire è indicato dalla quantità di limitazioni che costituiscono l'espressione di quel sentire. Cioè quel sentire, che è coscienza maturata fino a un certo punto, esprime se stesso confrontandosi con le limitazioni di cui è portatrice. Cioè tutte le limitazioni sono quelle che impongono un certo tipo di esistenza all'individuo. Sono quelle che delimitano l'esperienza esistenziale di un individuo. Quindi, quando si dice per libertà deve intendersi assenza di limitazioni, si sta parlando di libertà assoluta. Se c'è assenza di limitazioni, vuol dire che la coscienza non ha più alcuna limitazione e quindi è arrivata al suo massimo. Uomo libero è quindi colui che è al di fuori di ogni influenza, che non ha necessità alcuna, che non conosce limitazione alcuna, che può fare tutto quello che vuole. Qui si sta usando, siamo nel primo volume, e si stanno usando alcuni termini per far accedere più facilmente le persone che si avvicinavano all'insegnamento a comprendere quello che i maestri volevano indicare. Non esiste un uomo libero in questo senso. Stiamo parlando di una libertà che è appannaggio esclusivamente della coscienza assoluta. La libertà cresce, dice il maestro, cresce con l'evoluzione dell'individuo e quindi relativa a questa. Quando l'individuo ha raggiunto il massimo dell'evoluzione, gode della più ampia libertà. Tuttavia, l'individuo evoluto non compie certe azioni. Si può allora considerare questi limitato? È interessante. L'individuo evoluto, per esempio, non uccide. Allora vuol dire che è limitato? Perché se volesse uccidere non lo fa? No, dal momento che libertà significa poter compiere tutto quello che si vuole, l'individuo evoluto non vuole compiere certe azioni. Sarebbe limitato nel momento che dovesse compierle, perché allora farebbe qualcosa contro il suo sentire. Perciò, in realtà, dire questo. L'essere l'individuo evoluto non compie certe azioni, ma non le compie perché gli è impedito di compierle. È semplicemente che dentro di sé non ha la necessità di compierle, non le vuole compiere, non fanno parte di lui, non gli si pone neanche il problema all'individuo evoluto. Se poi certe azioni si, tra virgolette, sono scritte qua nel libro, si dovessero, tra virgolette, compiere, egli le vorrebbe. Capite? Per questo è libero.
L'individuo evoluto quindi è limitato al proprio sentire, al proprio essere, in altre parole, a se stesso. Ora, essere limitati a se stessi significa non essere liberi? Essere pienamente se stessi, questo è il senso di quello che ci sta dicendo. Significa non essere liberi? Per l'individuo non evoluto. Sì, effettivamente significa non essere liberi, perché se anche potesse fare tutto quello che può desiderare o pensare o sentire, vi potrebbero essere altri pensieri, desideri e sentimenti e azioni oltre a quelli che lui ha, che egli ha. Ma l'individuo che ha raggiunto la massima evoluzione, essendo questi consapevolmente uno col tutto, si identifica con l'assoluto e quindi il suo sentire è illimitato, come l'essere. Allora, laddove non vi è limitazione alcuna, vi è assoluta libertà. E qui, miei cari, ci fermiamo con la lettura. Adesso io proverò a rispondere a qualcuna delle vostre domande, ma ci fermiamo con la lettura perché continueremo sul tema della libertà, che è molto importante perché più avanti capiremo come si configura questa libertà anche nelle nostre esperienze talvolta più strane, talvolta anche veramente molto particolari, che escono un po' dalla normalità delle esperienze che facciamo tutti i giorni. Però ci è molto utile focalizzare bene e questo che ci stanno facendo fare i maestri in questo momento sono anche degli esercizi di logica, ci aiutano a pensare, a riflettere e a giocare con la nostra mente, allenano la nostra mente a fare ragionamenti un po' diversi da quelli che abbiamo sempre fatto, a fare ragionamenti un po' più articolati. È come un allenamento, effettivamente, quello che stiamo facendo in queste letture delle prime pagine dei maestri, perché proseguendo con questo allenamento saremo poi in grado di fare alcune riflessioni logiche invece molto più articolate che hanno bisogno che ci sia stata prima questa preparazione, altrimenti non ce la faremo ad andare avanti da questo punto di vista. Allora, mi dice Tiziano, una certa vita viene scelta o capita per karma, sempre che lo spirito la possa scegliere prima di incarnarvi, e ciò accade nella libertà relativa. Allora, ovviamente la vita non viene scelta. Come si diceva prima, se un percorso evolutivo è tutto dispiegato, è ovvio che ogni gradino, ogni passo di questo percorso evolutivo ha un preciso valore e ha una precisa necessità di esistere e non può essere eluso. Quindi ogni vita ha una funzione specifica dentro quel percorso evolutivo. Da questo punto di vista direi che la libertà non c'è. Non c'è perché se per passare dal 3 al 5 ci deve essere una vita vissuta a 4, quel 4 non può essere saltato, quel 4 è una necessità evolutiva, siamo di fronte di nuovo a una necessità, a un condizionamento e per cui la vita che viene espressa è perfettamente corrispondente al disegno evolutivo di quell'essere, di quel percorso evolutivo. Quindi non ci può essere una scelta. E non è che lo spirito possa scegliere prima di incarnarsi, non è che sceglie, Kempis dice da qualche parte, non è che uno sceglie la vita come andare al mercato e vedere qual è la cosa che gli piace di più o che sente più adatta a sé. Possibile più che altro, piuttosto che nel momento di incarnarsi ci sia come la sensazione di andare verso ciò che si vuole, che corrisponde a ciò che è giusto che sia. Allora, se non sbaglio, dice Paolo, i maestri dissero che l'unica libertà che abbiamo è quella di sottrarci alle influenze. In un certo senso sì, ma sempre da un punto di evoluzione, sempre da una certa quota
evolutiva, perché all'inizio l'individuo non ha la capacità neanche di rendersi conto che può scegliere una cosa oppure un'altra, o che ci sono delle influenze alle quali sottrarsi. Elvira chiede: quando i miei proponimenti e cambiamenti lasciano invariata la realtà, cosa potrebbe significare? Allora, io intanto mi domando che cosa mi avrà voluto chiedere Elvira. I miei proponimenti e cambiamenti lasciano invariata la realtà. Cosa potrebbe significare? Non ti so dire, un po' perché non sono sicuro di capire bene la domanda che stai facendo. Mi pare che tu ti fai riferimento a qualche cosa di personale e probabilmente hai un po' in mente di che cosa si tratta, ma mi pare che quando effettivamente noi proponiamo a noi stessi dei cambiamenti importanti, in genere qualche cosa cambia nella realtà. Se questo non succede, siamo di fronte a quel caso in cui c'è assenza di libertà, e cioè siamo nel caso in cui ci stiamo confrontando con un karma, e quindi attraverso quell'esperienza di limitazione di libertà, che magari corrisponde alla impossibilità di realizzare quello che vorremmo realizzare. E beh, lì evidentemente noi stiamo incontrando gli effetti di qualche cosa che è stato mosso precedentemente, che non ci fa star bene come esperienza, ma che rappresenterà comunque una crescita spirituale nel momento in cui quella esperienza karmica sarà terminata. E qui mi pare, ciao Vanna, mi pare che sia arrivato il momento di salutarci. Vi ringrazio di essere stati tutti qua questa sera. Noi ci vediamo fra 2 settimane, sì, fra 2 settimane, quindi oggi è l'8, 8 e 14 fa 22. Ci vediamo il 22, ma alle 15. 22 alle 15. E qui ci sono altre cose. Ok, ci vediamo il 22 alle 15, sempre in diretta, sempre di venerdì. E vi abbraccio e vi saluto tutti quanti. Grazie, grazie ancora ad Anna Tamburini Torre, grazie ancora a Enrico Ballantini e a chi ci dà questa possibilità di stare insieme. A presto, ecco, brava Anna, vedi, venerdì 22 ore 15. A presto.